Simona Ghisellini, una borgia oggi sto palazzetto. Infatti bello vedere tutta sta gente, perché queste manifestazioni attirano veramente gli amanti della pallavolo, e mi fa piacere soprattutto perché sono a casa mia e a Rovigo, con l'arrivo della band, si è aperto un nuovo mondo a livello pallavolistico, quindi spero che ci sia un seguito anche dopo questa grande manifestazione. Ascolta, facciamo un po' l'analisi della partita in mezzo a tutto sto frastuono. Il tuo mister voleva fare un grosso turnover per darvi spazio poi a voi titolari di giocare contro Udine un po' più fresche. Hai dovuto entrare, diciamo, a prendere ancora una volta per mano la squadra al posto della Guidi. Beh, diciamo che Elena ha giocato bene, non è che ho fatto chissà che, diciamo che magari dalla mia parte ho il fatto che gioco di più con le mie compagne, quindi magari c'è più affiatamento, però oggi sì, l'intenzione era quella di più che provare a riposare un po' per la prossima partita contro Udine, era quella anche di prendere confidenza col palazzetto, perché fra 2 settimane noi saremo qua di nuovo a giocare contro Rovigo. Quindi dai, è stato un allenamento intenso, diciamo, un po' per tutte quante. Ascolta, ne parlavamo prima anche con Milocco, purtroppo i sorteggi per voi sono veramente sfavorevoli. Beh, quest'anno sì, però beh, dai, tutti hanno detto che la finale, quella vera, è stata quella di ieri. Però dai, non sempre si può essere fortunati. L'anno scorso mi sembra ci è andata meglio. Abbiamo sì, arrivata in finale, poi è andata come è andata. Esatto. Sempre lì, a un passo, e non si concretizza sta coppa. Purtroppo sì, c'è sempre qualcosa che manca, c'è l'inesperienza, c'è un po' di paura, magari incontri sempre giocatrici che hanno più esperienza di te, perché anch'io ho tanti anni, ma di Final Four questa è la mia seconda, quindi anch'io... Vabbè, ma a vedersi le gambe non tremavano. No, non tremano, ma tremano perché sono stanche. No, comunque dai, importante è esserci, dicono. Quest'anno penso che non dobbiamo recriminarci niente, magari ieri si poteva fare sicuramente qualcosa di più, però pazienza, speriamo di andare di nuovo l'anno prossimo in Final Four in A2, chi lo sa. Ascolta, in settimana comunque il vostro allenatore aveva detto che prendeva queste due partite come una sorta di allenamento, perché quel che conta è veramente arrivare alla fine del campionato di un posto di classifica più in alto possibile per essere agevolati poi nei playoff. Sì, diciamo che l'obiettivo per noi principale non era quello della Coppa, per noi è sempre stato il campionato quest'anno. Quando ci sei lo giochi e cerchi anche di fare bene. Queste partite qua ci hanno permesso di allenarci alla grande, perché abbiamo incontrato squadre di valore. E niente, però adesso l'obiettivo resta quello del campionato. Avremo partite molto impegnative perché abbiamo due trasferte difficili, quella di Rovigo e quella di Trento. E quindi speriamo di far bene. Adesso stiamo lavorando bene, abbiamo preso per mano Delio, no, Delio ha preso per mano noi, e ci siamo abituati al suo ritmo di lavoro, quindi la squadra la vedo competitiva e volonterosa. Allora, un grosso in bocca al lupo a te e a tutte le tue compagne. Crepi, grazie, seguiteci mi raccomando, ciao.